Prenditi cura di te stesso, entra in contatto con ciò che ti piace e fallo. Quante persone arrivano in terapia con ansia, depressione e quando si va a vedere i motivi di queste problematiche, c'è sempre di mezzo qualcun altro. Devo fare queste cose? Sono in ansia per quest'altro motivo? Quante persone arrivano con questi problemi alla base? Recentemente ho avuto anche un signore, ad esempio, no, che si sente sempre in dovere di fare qualcosa per la sua famiglia e tutto. Ed è una cosa che aveva imparato nel passato. Queste storie si replicano, ce ne sono tantissimi di pazienti con queste problematiche. Perché sono cose che avevo imparato a fare. Allora, oggi prendi un foglio, disegni un cerchio o un quadrato, una forma che ti rappresenta. E dentro questo cerchio, ogni giorno, per una settimana, scrivi due piccole grandi cose che ti piacciono. Una serata al cinema, un libro, un tè caldo, quello che vuoi. Le scrivi per una settimana. E la settimana dopo inizi a fare queste cose, ma dandoci un senso differente, prendendoti il tuo tempo per fare quelle cose. Quante volte ci capita che le cose che vogliamo tanto fare non le facciamo perché manca il tempo, la voglia, la noia, la routine? Ecco, l'obiettivo è fare queste cose, perché per star bene bisogna anche mettersi in gioco e fare. Uscire dai soliti schemi che abbiamo imparato e che ci fanno sentire in ansia e depressi. È utile a volte poter ricaricare la batteria.